Benvenuti in News per te. Le dichiarazioni della madre di Sophie Codegoni sulla figlia stanno suscitando scalpore in Italia. Prima di scoprire cosa sta letteralmente scandalizzando l'Italia intera, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sophie, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2020 e al Grande Fratello VIP, è stata recentemente al centro dell'attenzione in seguito alla sua relazione tumultuosa con Alessandro Basciano, anch'egli un volto noto del mondo della televisione. Dopo aver accettato una proposta di matrimonio emozionante sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, la coppia ha vissuto una rottura improvvisa a causa di presunti tradimenti da parte di Basciano. Sophie ha recentemente espresso la sua volontà di porre fine alla relazione, citando vari errori che non poteva più giustificare. Ma oggi vogliamo concentrarci sulle dichiarazioni della madre di Sophie. Secondo quanto riportato, la madre sembra essere particolarmente concentrata sulla visibilità della figlia, cercando di esporla sempre di più per catturare l'attenzione del pubblico. Dovevamo già capirlo quando aveva espresso entusiasmo riguardo alla possibilità di una gravidanza di Sophie durante la sua permanenza al Grande Fratello VIP, considerandola come un potenziale scoop mediatico. La prima geffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque, esclamò entusiasta. Le sue affermazioni su Fabrizio Corona sono altrettanto sorprendenti. Aveva affermato di non avere problemi con il suo comportamento, anche se avesse avuto altre relazioni mentre stava con la figlia, mentre sarebbe molto meno indulgente nei confronti di Basciano, nonostante sia il padre di sua nipote. Queste dichiarazioni hanno scatenato un dibattito acceso, sollevando interrogativi sulla concentrazione della madre nei confronti della visibilità mediatica della figlia e sulle sue valutazioni morali riguardo alle relazioni di Sophie. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.